sono il visionario di un'azienda che ha 136 anni di storia, perché l'ha fondata il mio bisnonno e i miei nipoti sono in azienda, quindi io rappresento la quarta generazione, ma abbiamo anche una quinta che è in azienda e sta facendo palestra, imparando a condurre l'azienda nel futuro. Sì, un'azienda che all'inizio ferrava cavalli e riparava calessi, perché il motorascopio non era stato inventato ancora agli inizi, alla fine dell'Ottocento. E durante le due guerre è stata convertita al servizio bellico, facevamo manutenzione per chi ci ha occupato e chi ci ha liberato, mi lasci dire così. E dopo la Seconda Guerra Mondiale l'azienda è stata convertita in un'azienda automotive al servizio del trasporto di allora, che era un trasporto non per pleasure, perché il pleasure è venuto dopo, era un trasporto, diciamo, necessario per muovere le cose. Si riconvertivano i veicoli abbandonati alla fine della Seconda Guerra Mondiale in veicoli civili. Agli inizi degli anni 60, una casualità ha voluto che al vicepresidente di una multinazionale tedesca di domenica pomeriggio si fosse guastata l'auto a San Pier in Bagno, dove noi siamo insediati, che è sulle montagne dell'Appennino Tosco-Romagnolo. E di domenica pomeriggio questo signore andò a bussare alla porta di mio padre, che pensò bene di riparargli l'auto nonostante fosse domenica pomeriggio. Questo era il vicepresidente di una multinazionale tedesca che si chiama ZF, che oggi è il numero 2 al mondo nel settore automotive. La nostra partnership con loro è ancora in piedi, è difficile adesso raccontare i 123 anni di storia in pochi minuti, però diciamo che per arrivare ai tempi nostri noi ci occupiamo di quello che non sanno fare gli altri nel settore automotive, diamo una nuova vita a prodotti che hanno cessato il suo primo naturale ciclo di vita. Facciamo circular economy da prima che inventassero il nome, che coniassero il nome The World in Circular Economy, e questo lo facciamo da tanti anni offrendo i nostri servizi alle aziende di trasporto pubblico nazionale e anche estero, perché oggi siamo una multinazionale, siamo presenti in 5 paesi del continente europeo e facciamo questo servizio di manutenzione da tanto tempo. Il motivo per cui siamo venuti qui è perché stiamo promuovendo un'attività di circular economy nuova, molto importante, che è quella di trasformare veicoli, parliamo degli autobus di GTD di Torino, visto che siamo a Torino, trasformare veicoli a combustione fossile in veicoli elettrici. Quindi un autobus che ha 10 anni, che ha una tecnologia Euro 0, Euro 2, Euro 3, che non è più nemmeno ammesso per andare nel centro cittadino, noi togliamo motore e cambio differenziale, mettiamo un ponte che è a funzionamento elettrico, inverter, batterie, e facciamo un autobus a emissioni zero, mentre 4 settimane prima era un autobus che inquinava la città con particolato. Abbiamo sentito, qua ci sono anche specialisti per i filtri antiparticolato, noi eliminiamo alla radice la cosa e facciamo questi autobus, li facciamo diventare elettrici. Facendo, immagino, risparmiare l'azienda. A parte il risparmio, che è una cosa importante, ma soprattutto dando ai cittadini delle città una qualità dell'aria inimitabile, perché un autobus a emissione zero non è comparabile nemmeno con un autobus a tecnologia moderna, Euro 6 o Euro 5, diciamo.